non devi meravigliarti se viene degradato un animale, dal quale condivide l'origine, i comportamenti e la sorte finale. Per quanto si autoesalti, illudendosi di essere il padrone dell'universo, in realtà l'uomo stolto si degrada, abbandonandosi in balia dalle peggiori perversioni. Alla fine incomincia a odiare se stesso e a disprezzare la vita, ritenendola, come diceva Jean-Paul Sartre, una passione inutile. Allora, guardate, cari amici, questa visione della vita degli empi, così come viene descritta dal libro della Sapienza, ditemi voi se non è quella esattamente quella che molti hanno oggi, molti di quelli che appunto non hanno la divina sapienza. Gli empi dicono fra loro, ragionando, dice l'autore del libro della Sapienza, la nostra vita è triste ed è breve, non c'è rimedio quando l'uomo muore e non si conosce nessuno che lo liberi dagli inferi. Cioè, l'uomo quando muore finisce tutto, non c'è nessuno che lo liberi dagli inferi, cioè dal sottoterra, dalla tomba. Siamo, dicono gli empi, guardate com'è moderno, siamo nati per caso e dopo saremo come se non fossimo nati. Siamo nati per caso, con la morte finisce tutto. Sembra di sentire Maurizio Costanzo qua. È un fumo il soffio delle nostre narici, il pensiero una scintilla nel palpito del nostro cuore, cioè non c'è anima. Come gli animali, noi abbiamo un soffio e basta. Una volta spentasi questa, il soffio, il corpo diventerà cenere e lo spirito si dissiperà come aria leggera. Lo spirito sarebbe il soffio materiale, cioè invece dell'anima immortale avremo il vento dentro. Questa è la loro visione della vita. Il nostro nome sarà dimenticato col tempo e nessuno si ricorderà delle nostre opere, anche se naturalmente qualcuno spera di passare alla storia. La nostra vita passerà come le tracce di una nube, si disperderà come nebbia scacciata dai raggi del sole e disciolta dal calore. Cioè la vita, veramente, come diceva Jean-Paul Sartre, è un soffio di vento, una passione inutile. La nostra esistenza è il passare di un'ombra e non c'è ritorno alla nostra morte, poiché il sigillo è posto e nessuno torna indietro. Cioè l'uomo è un animale mortale. L'uomo è un animale mortale. Con la morte finisce tutto. Nasce dal caso, finisce nella polvere. Infatti mi è capitato spesso di leggere anche articoli di giornali di filosofi atei, no? E di falsi maestri, dove appunto la frase della Bibbia più citata è questa: ricordati uomo che sei polvere e in polvere ritornerai. Cioè quella è la frase della Bibbia che citano di più, cioè l'uomo come un animale che si dissolve nel momento della morte. Questa è la visione della vita che l'uomo del passato e del presente elabora da solo senza la luce di Dio. Cioè veramente, cari amici, quando si elimina Dio si finisce per disprezzare l'uomo. Aveva detto il Papa quando visitò Gerusalemme nel suo viaggio famoso, che quando mise il bigliettino nel muro del pianto. Il Papa disse: allora quando si elimina Dio si disprezza l'uomo. Non solo, ma nella sua falsa sicurezza invita coloro che si rifiutano di pensare così bassamente di se stessi a rassegnarsi. Rassegnati uomo, sei un animale, cosa credi di essere, sei immortale. È come se un cieco dicesse a uno che ci vede di mettersi il cuore in pace perché a suo dire tutto è buio. Oggi questa medesima visione della vita viene proposta come una conoscenza scientifica inoppugnabile. Cioè ti dicono che è una conoscenza scientifica inoppugnabile che l'uomo è un animale e che quindi è un fumo il soffio delle nostre narici. Capito? Oggi questa medesima visione della vita viene proposta come una conoscenza scientifica inoppugnabile. In realtà si tratta soltanto di una scienza delle tenebre, la quale pronuncia parole che traboccano dal cuore degli stolti di tutti i tempi e di tutti i luoghi. Con la loro conoscenza Adamo ed Eva uscirono dal paradiso terrestre nudi e angosciati. Chi potrebbe dimenticare la straordinaria raffigurazione del giovane masaccio? Quando descrive Adamo ed Eva quando escono dal paradiso terrestre, nudi e angosciati. Nover in te, nover in me, affermava Sant'Agostino. Per conoscere me ho bisogno di conoscere te, nel senso che senza la sapienza soprannaturale all'uomo sfuggono la sua grande dignità e la sua dimensione divina. Riduce se stesso a un pugno di polvere
perdendo il rispetto di sé e degli altri. Creato di poco inferiore agli angeli, la falsa scienza degli stolti, la falsa scienza, cioè la scienza degli stolti, lo annovera fra i brutti. Ecco dunque, cari amici, la prima, il punto, diciamo così, il punto basilare, il primo cardine della visione della vita degli empi, e cioè la vita è breve, la vita è triste, l'uomo nasce per caso, dopo saremo come se non fossimo mai nati, non c'è un'anima immortale, il suo soffio è come quello degli animali, quando scende nella tomba nessuno da essa può uscire, la nostra esistenza è il passare di un'ombra, non c'è ritorno alla nostra morte. Questa è la visione della vita degradata, che è comune, ragazzi, questa visione della vita è di tutti coloro che negano Dio e che negano l'immortalità dell'anima. In realtà degradano l'uomo e l'animale, hanno una visione infernale della vita, perché questa è la verità, cari amici. A te che credi in Dio dell'immortalità dell'anima, ti dicono che sei un illuso e che devi rassegnarti a morire, a scomparire, ti devi rassegnare a essere infelice, sei nato per scherzo, per uno scherzo del destino, uno scherzo della natura, e perciò è una visione satanica della vita, perché Satana ti acceca, Satana ti impedisce di vedere la bellezza e la grandezza della vita, ti impedisce di vedere che sei stato creato di immagine e somiglianza di Dio, ti impedisce di vedere che sei stato creato per l'immortalità, ti impedisce di vedere la tua dignità, caro amico, ti riduce in un animale che è feroce e che è pronto a divorare gli altri. Allora, da questo primo cardine ne viene un secondo, che comunque elaboreremo nella prossima catechesi, essendo la vita breve, triste, rinchiusa nel ciclo finito della nascita alla morte, goditela, e siccome tu sei un animale, e allora, cari amici, afferra quello che puoi, addenta dove puoi, carpe diem, afferra il giorno, fa niente poi se naturalmente l'uomo in questo modo diventa lupo all'uomo. Ma questa è, cari amici, è una descrizione che fa il libro della Sapienza in termini di una modernità incredibile. Perché questa modernità è semplice, cari amici? Perché questa visione della vita è quella che il serpente inocula, è la sua visione della vita, è quella che il serpente inocula a tutte le generazioni. E perciò non c'è da meravigliarsi che tu senti gli stolti oggi che ragionano come gli stolti di ieri, anche di 2 o 3 mila anni fa, e con la visione del mondo velenosa del serpente invernale che si oppone alla sapienza di Dio.